Ciao a tutti, cercherò di leggere un breve paragrafo nel modo più asettico e senza emozioni possibile, così almeno non darò troppo spazio a quello che penso io, onde evitare di essere chiamata "Ah, tu sei una persona di parte", bla bla bla. Questa è una cosa che potete trovare sul sito web, quindi sono date di fatto, diciamo, almeno sembrano date di fatto. Poi fatevene voi un'opinione vostra. Dunque, alzo un po' la voce, ricordandomi che ho una voce bassa per natura, e inizio a leggere. Filomena è una donna di 58 anni che vive un matrimonio infelice, fatto di sopraffazioni e violenze fisiche e morali. Filomena conosce Vittorio in una balera a Salerno. Lei ha soltanto 16 anni e se ne innamora perdutamente. Dal matrimonio nascono tre figli che diventano presto testimoni e vittime della violenza del padre. Filomena è totalmente sottomessa a Vittorio, ossessionato dalla gelosia e dal controllo, che riduce presto la sua vittima in una prigione fatta di lavoro, casa e botte. Okay. Tutto questo per i 35 anni. C'è un errore di scrittura. Ma c'è un episodio che cambia tutto. Quando il figlio maggiore dà uno schiaffo alla fidanzata, Filomena capisce che non può più accettare quella situazione e chiede la separazione. Vittorio sembra aver accettato questa decisione, ma non è così. La notte del 28 aprile 2012, mentre Filomena è a letto, Vittorio le getta sul volto una bottiglia di acido. Filomena viene soccorsa da uno dei tre figli e portata in ospedale in condizioni disperate. Mentre Filomena lotta tra la vita e la morte, Vittorio viene arrestato. Durante il processo per direttissima, l'uomo patteggia la pena e viene condannato a 18 mesi per maltrattamenti in famiglia, ma ne sconta soltanto 15 in carcere. Oggi è libero. Bene, io ho guardato il filmato e quest'uomo è uscito di galera prima che lei uscisse dall'ospedale, perché le hanno dovuto fare 30 operazioni. Ed è trasfigurata, ancora adesso si vede benissimo quello che le è successo. Solo una domanda, solo una domanda. Dov'è la giustizia? Già, perché io non la vedo. Con questo vi lascio. Un bacio a tutti e sì, prima di sparare pensa. Solo questo. Un bacio.